scorsa partita contro la Fiorentina abbiamo avuto una reazione, siamo stati in partita fino all'ultimo, poi peccato aver preso questo gol che un po' ci demoralizza, però dobbiamo subito alzare la testa, pensare subito alla prossima perché giocheremo una partita, dobbiamo entrare con questo atteggiamento e se entriamo con questo atteggiamento portiamo a casa dei punti. È chiaro, abbiamo cambiato tanto, tante giocatrici importanti hanno fatto altre scelte e ne sono arrivate altre con grandi caratteristiche. Dobbiamo ancora, secondo me, trovare l'amalgama giusta, stiamo lavorando per questo. Credo che anche in questa partita si sono visti dei risultati. Dobbiamo continuare a lavorare e l'unico obiettivo appunto è di vincere e di portare a casa punti. Assolutamente, dobbiamo scendere in campo con questa determinazione se vogliamo fare bene dei punti. L'Inter è una grande squadra, lo sta dimostrando e noi dobbiamo fare il nostro, dobbiamo giocare. Vederle piangere finita la partita dopo aver sfiorato un'impresa come quella che avevamo fatto la Juve, soprattutto sacrificandosi tanto, mettendoci tanto cuore, ma soprattutto anche della qualità, perché non dimentichiamoci che non abbiamo mai rinunciato a giocare. Logicamente la Roma è una squadra molto molto forte, tra l'altro oggi si affrontavano le due squadre con il miglior possesso palla della Serie A femminile, noi e la Roma, quindi questo è un dato importante. Le mie ragazze non rinunciano mai a giocare, nello stesso tempo oggi si sono applicate tanto nella fase di non possesso, logicamente, ripeto, contro una squadra come la Roma, molto forte a livello tecnico e di gamba. Abbiamo concesso tanti cross, ma nello stesso tempo siamo state brave a difenderci bene. Dispiace per loro perché meritavano sicuramente questo punticino che ci permetteva di muovere la classifica, però ho detto loro nel cerchio che noi ci salveremo anche l'ultima giornata, l'ultimo minuto, ma ci salveremo se lo spirito è questo. Cioè, io sono innamorato di questo modulo, l'avevamo cambiato per caratteristiche delle giocatrici che avevamo l'anno scorso, adesso stiamo un attimino ancora capendo come, anche perché siamo costretti tutte le domeniche a cambiare 3-4 giocatrici, quindi dobbiamo mettere nel migliore dei modi in condizione le ragazze di fare bene nel proprio ruolo. Quindi siamo costretti un attimino a cambiare, ma appena troveremo l'assetto, appena rientrerà Tomaselli a pieno regime, appena rientrerà anche la stessa Orsi, appena arriveranno magari una o due giocatrici importanti che ci possono dare una mano nel mercato magari di gennaio, questa squadra potrebbe cambiare totalmente faccia, perché è solo lì. Il problema è che in questo momento siamo costretti a cambiare sempre 2-3 giocatrici tutte le domeniche e non diamo continuità a quella che potrebbe essere la formazione ideale. Ecco. È quello che ho detto alle ragazze là nel cerchio, ho detto questo deve essere lo spirito che ci deve accompagnare da qui alla fine. Non dobbiamo più avere degli alti e bassi perché con questo spirito, come ho detto prima, riusciamo nell'intento di salvarci, perché l'obiettivo quest'anno rimane quello. Perché abbiamo cambiato 14 giocatrici, sono andate via 7 giocatrici che erano titolari e soprattutto delle certezze, ne sono arrivate 12-13 che sono più scommesse che certezze. Quindi dobbiamo cercare di vincere più scommesse possibile per poter provare a fare qualcosa di più.